mentre si vive la propria vita si impara che se non si rema la propria canoa non ci si muove. Per prendersi in giro da soli non serve avere senso dell'umorismo, ma per quasi tutto il resto il senso dell'umorismo torna comodo. Il sex appeal è composto per il 50% da ciò che uno ha, per l'altro 50% da ciò che gli altri pensano uno abbia. Mi chiamo Virginia, ho 21 anni. Eleonora, e ho 22 anni. Giulia, 23. Lidia, 23. Alessia, 22. Io studio mediazione linguistica, indirizzo business. Io studio ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Ti riconosci nelle grandi attrici? Moltissimo. Soprattutto in questi ultimi anni. Sono un punto di riferimento e perché rappresentano un esempio per me. Più le donne cercano di liberare loro stesse, più diventano infelici. Ero in prima elementare quando mi ha preso questa ossessione di recitare, soprattutto di far ridere la gente. Volevo essere uno di quei giullari medievali che intrattenevano le corti. E ce l'ho fatta, mi sento così fortunata. Io ho scelto Katharine Hepburn, non si è adattata a quello che andava bene all'epoca, ma appunto ha deciso di distinguersi e quindi è una figura che mi piace molto. Audrey Hepburn, perché aveva un grandissimo stile. Io ho scelto Charlize Theron. A me piace Emma Stone, Jennifer Lawrence, Brigitte Bardot, perché la trovo una donna estremamente affascinante e credo che possa essere un punto di ispirazione per molte giovani di oggi. Io invece ho scelto Viola Davis, è anche stata una delle prime attrici nere americane a parlare della lotta appunto per i neri. Io Carrie Fisher. Io ho scelto Sophia Loren come icona di eleganza italiana. Emma Watson, è da molto che la seguo con la sua campagna con il femminismo e la supporto molto. Mi piace da morire Angelina Jolie perché dà l'idea di una donna forte, indipendente, che comunque sa il fatto suo. Non ho mai sperato di essere compresa o accettata, lascio agli altri la libertà di pensare quello che vogliono. Su un solo punto sono intransigente, nessuno potrà mai affermare che io non sia una persona ben intenzionata. Ho deciso che ero una femminista e la cosa non mi è sembrata complicata. Ma le mie recenti ricerche mi hanno fatto scoprire che femminismo è diventata una parola impopolare. La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima. È la cura che mette nell'amore, è la passione che essa mostra. Noi donne facciamo troppa fatica a capire che le strade percorribili sono tante e spesso trascuriamo proprio quelle che ci riempiono di potere perché ci restituiscono il controllo delle nostre vite, perché ci permettono di non essere più dipendenti da qualcun altro. La mia scuola sono stati i film che ho guardato, quelli degli altri e quelli dove ho recitato e dove mi sono odiata. Odiare quello che vedi è una fenomenale forma di apprendimento. La tua abilità ad adattarti al fallimento, a navigare a modo tuo e superarlo, è quello che fa il 100% di quello che sei. Perché ognuna di noi può essere la protagonista della propria storia.